Buonasera, gentili telespettatori, ci ritroviamo ancora una volta. Vediamo un po' gli avvenimenti più importanti che sono avvenuti in questa giornata. In particolare la prima pagina ci porta direttamente a Randazzo, dove nel pomeriggio un 87enne di Moio Alcantara è andato a Randazzo per sparare ad un 67enne. Lo è andato a trovarlo nella sua villetta e gli ha esploso alcuni colpi di pistola. L'uomo fortunatamente non è stato ferito in modo grave, mentre il presunto omicida si è suicidato e questa volta è andato a buon fine quello che era la sua intenzione. Ma vediamo un po' i particolari di questa vicenda. Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Randazzo, nella Catanese, dove un uomo di 87 anni ha prima sparato ad un 67enne colpendolo all'avambraccio e all'addome e poi si è suicidato con la stessa arma. Il ferito, che in quel momento si trovava in casa, è stato poi trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania con un elicottero della 118 ed è in gravi condizioni, ma probabilmente non in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo del Comando Provinciale di Catania, coordinati dalla Procura Distrettuale del Capoluogo Etneo, escluso al momento che possano esserci collegamenti con la criminalità organizzata. Le indagini mirano ad individuare il movente, probabilmente nella sfera privata dei due. Al vaglio anche le dichiarazioni di parenti e amici, per tentare di risalire alle cause scatenanti del grave gesto. L'87enne Salvatore Minissale, dopo aver sparato al rivale, pare sia risalito sulla sua BMW per andare via, ma avendo trovato il cancello automatico chiuso, si sarebbe suicidato all'interno della stessa auto. Il 67enne ferito è Francesco Priolo, lavoratore stagionale della Forestale, che al momento dell'agguato era in casa in una villetta con giardino, insieme con la sua badante. L'abitazione si trova in Contrada Sciarone, alla periferia del paese. Non è possibile escludere al momento se tra i due prima degli spari ci sia stata una colluttazione. Le indagini sono svolte dai carabinieri della compagnia di Randazzo, coordinati dal capitano D'Ambrosio e del servizio investigativo dei carabinieri, intervenuti insieme con il medico legale. E cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di politica e questo servizio ci porta a Taormina, nell'hotel Capo Taormina, dove i vertici sia siciliani che nazionali di Forza Italia si sono incontrati per parlare di buon governo, di possibilità di sviluppo anche per la Sicilia. Vediamo. Il buon governo nella due giorni di Forza Italia al Capo Taormina Convention che ha portato in Sicilia i vertici del partito di Berlusconi, tanti temi sul tavolo del confronto, dai termovalorizzatori, appunto sullo stretto, infrastrutture ed altri piani di intervento riservati all'isola e alla crescita del sud. Poi elezioni europee, argomento su cui i forzisti intendono rafforzare la loro posizione a Bruxelles nel gruppo dei popolari, il più nutrito. Nella due giorni di incontri e dibattiti, previsti interventi di giovani e di azzurro donne, discussione aperta al mondo femminile, esigenze e programmi legislativi in contrasto alla violenza di genere, attualissimo e al centro di analisi a contrasto. A Taormina anche il responsabile nazionale enti locali di Forza Italia Maurizio Gasparri interviene a tutto campo il suo, partendo dal territorio sino alla questione nazionale, con qualche frecciatina ai leader sindacali Landini della CGIL, l'obiettivo dell'esponente del governo. Qui si parlerà di tante cose concrete con esponenti di governo, con esponenti del territorio, perché abbiamo tante sfide nel campo dell'energia, termovalorizzatori, occupazione, sviluppo, infrastrutture che sono la nostra agenda fatta non solo di fuochi d'artificio, ma anche di un solido impianto elettrico che alimenta il progetto del centrodestra. Voglio mandare un messaggio di umana comprensione a Landini. Landini, come i suoi predecessori, cerca un seggio in Parlamento, l'ha fatto Lama, l'ha fatto la Camusso, lo ha fatto Conferati. Quindi Landini cerca un seggio, un posto politico. Ieri lo sciopero ha oscillato tra il 3 e il 10%, ma spesso 4-5% in numerose categorie. È un diritto costituzionale promuovere lo sciopero, articolo 40 della Costituzione, ci sono delle regole alle quali l'autorità competente ha richiamato, c'è un flop, quindi sono molto vicino a Landini e alla CGIL, non si abbattano, poi la vita è fatta di sconfitte e di vittorie, casomai un'altra volta gli andrà meglio. Il Sud rimane al centro degli impegni da consolidare ascoltando il territorio. Non a caso il tour dei forzisti ha toccato le maggiori città del Mezzogiorno. Alla convention anche Alberto Barachini, sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega all'editoria, che ha annunciato importanti progetti riservati alle scuole.
Dobbiamo portare soprattutto l'informazione e la capacità di lettura. Lo strumento può essere la carta, ma può essere anche quello digitale. L'importante è formare i ragazzi dalle scuole medie, dalle scuole elementari e poi soprattutto dai licei alla lettura, perché purtroppo l'Italia è il paese in Europa dove si legge meno. Questo ha una ricaduta negativa sulla formazione democratica dei cittadini e questo ha una ricaduta negativa anche sul settore strategico, che è quello dell'informazione, che dà profonda occupazione al paese. Noi dobbiamo tutelare anche i livelli occupazionali, perché ci sono minacce, quelle del mondo del web e quelle dell'intelligenza artificiale, che ci preoccupano. E l'incontro, come detto, vi continuerà anche domani. E nel contesto di questo incontro stamattina c'è stata una manifestazione pacifica, naturalmente, da parte di personale medico dell'ospedale di Taormina, ma anche di pazienti, di persone che hanno tutto l'interesse perché l'ospedale di Taormina non venga depauperato di quello che è un fiore all'occhiello, ovvero sia il collegamento che c'è con l'ospedale Bambin Gesù di Roma. Vediamo. Dentro i meeting di Forza Italia, all'esterno la protesta dei sindaci e dei comitati di cittadini schieratesi a tutela del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina, rischio chiusura, decisione che ha innescato tutta una serie di polemiche e prese di posizione sul mantenimento del reparto di eccellenza e lo spauracchio del depotenziamento del nosocomio a servizio di un vasto bacino sanitario, l'unico esistente in Sicilia orientale, l'altro si trova nel palermitano. Uno scippo per i promotori a difesa del distretto sanitario, un affronto verso un sistema clinico che fa acqua da tutte le parti. Parte nell'isola soffre più di altre regioni della fuga dei medici verso la sanità privata. Il diritto alla salute, in quanto tale, non può essere oggetto di compromessi e la politica deve fornire risposte e soluzioni concrete. Nello sgargo antistante l'hotel Capo Taormina, amministratori locali e famiglie con bimbi affetti da problematiche anche gravi, speranzosi di cure adeguate, senza la necessità di emigrare in strutture del nord o peggio all'estero. Il vice sindaco di Taormina, Giuseppe Sterrantino. Non vi è dubbio che questa eccellenza va tutelata, il comune di Taormina, a prescindere dai colori, da sempre si è battuto a favore del centro pediatrico e questo si continuerà a fare ovviamente. La nostra presenza qua è soltanto di supporto ovviamente, perché si sta combattendo su altri fronti per garantire la continuità di questo importante servizio per tutto il nostro territorio comprensorio e per tutta la regione Sicilia. I comitati a difesa del reparto di cardiochirurgia pediatrica alzano le barricate, con loro anche i sindaci dei comuni del distretto, Caterina Rizzo, mamma di una ragazza affetta da una grave patologia, a capo del gruppo dei manifestanti. Più che protestare e chiedere alla politica di mantenerci aperto questo centro, perché è un'eccellenza che abbiamo qui a Taormina, cura tanti bambini ma tanti ragazzi maggiorenni, ci tengo a precisarlo, io ho una figlia di 33 anni e questa è un'eccellenza che abbiamo qui a Taormina. I primi cittadini chiedono risposte certe e si schierano con i manifestanti pronti ad alzare, qualora fosse utile, l'asticella dello scontro istituzionale, promette Orlando Russo, sindaco di Castelmola. Io voglio intervenire sì come sindaco, ma soprattutto come presidente dell'Unione dei Comuni NAC Taormina, che abbraccia il più grosso complesso turistico della Sicilia. Ecco, questo è un reparto di eccellenza che non possiamo consentire a nessuno che venga tolto o abolito. Io ho avuto anche un incontro, grazie al presidente dell'Assemblea regionale, l'onorevole Calvagno, con il ministro della Sanità, che in quel momento mi ha garantito che avremmo fatto di tutto, che avrebbero fatto loro di tutto perché affinché questo reparto non venga toccato. Ma non è che dobbiamo parlare solo di questo reparto che è un'eccellenza del mondo, dobbiamo parlare anche del nostro ospedale che è stato depotenziato. Ecco, in questo momento mi viene una frase importante. Napoleone diceva: Dio me l'ha dato e guai che me lo tocca l'impero. Io potrei dire che la politica in un certo momento ce l'ha dato e guai che ce lo tocca. E restiamo in campo politico, ma ci spostiamo a Catania, dove il sottosegretario alle infrastrutture Ferrante, che abbiamo sentito, ha parlato anche di quello che è la metropolitana di Catania, che dovrebbe arrivare sino a Paternò. Vediamo i particolari. Ampliare la rete metropolitana con interventi mirati, sfruttando le potenzialità dei singoli territori attraversati dalla metro in un più funzionale piano di mobilità periferico. Tavolo tecnico a Palazzo del Senato di Mister Bianco, alla presenza del sottosegretario di Stato alle infrastrutture Tullio Ferrante, con lui l'assessore regionale all'economia Marco Falcone, il sindaco Marco Corsaro e il direttore generale della Ferrovia Circumetnea Salvo Fiore. Nella sala riunione in bella evidenza il grafico con la tratta della metro realizzata e quella in fase di costruzione, il percorso in evidenza sino a Paternò tra passaggio interrato e attraversamento sopra terra.
La comunità di Mister Bianco sottolinea l'esigenza di realizzare due ulteriori varchi in linea con il progetto di una stazione in media ogni chilometro percorso nel comune di Mister Bianco. C'è uno scavalco di 2,4 km nel tratto Piano Tavola a Campo Rotondo, a giudizio dei promotori, penalizzante sia per la cittadina di Mister Bianco che per la vicina Belpasso. I fondi per l'adeguamento della rete ci sono, 120 milioni di euro, dei complessivi 700 milioni impegnati da FCA con fondi dell'Unione Europea. Salvo Fiore, direttore generale della Ferrovia Circumetnea. Stiamo andando avanti, siamo in una fase importante dello sviluppo della nostra rete, abbiamo completato tutta la fase di progettazione e affidamento di tutti i lotti, da Paternò fino al centro di Catania e fino all'aeroporto. Adesso ci sarà a breve l'inaugurazione di due nuove importanti stazioni, che sono quella di Fontana, dove c'è un nuovo ospedale Garibaldi, e quella di Montepò, e poi il lotto importante che collegherà Montepò con Mister Bianco Centro. E infine la prosecuzione fino a Paternò. Contemporaneamente, in direzione dal centro urbano di Catania fino all'aeroporto, si sta continuando a scavare e anche lì l'opera si prevede di completarla in un orizzonte temporale che sia paragonabile alle altre due tratte. Quindi, come riferimento, noi avremo quello di poter realizzare un'intera tratta che va da Paternò a Mister Bianco, al centro di Catania e all'aeroporto. Pensate, sono 30 km con 29 fermate, che consentirà veramente di dare la possibilità di poter utilizzare un sistema rapido di massa che colleghi tutti questi importanti territori, e quindi grande sviluppo e grande accessibilità alle nostre aree urbane. Il sindaco Marco Corsaro sottolinea l'importanza del progetto di sviluppo di un territorio a forte vocazione commerciale che attira l'interesse di grandi aziende. Ricordo che ci sarà anche il proseguio che va da Mister Bianco, zona toscana, la fermata Gullotta, fino a Paternò. Contestualmente si parlerà oggi anche della questione legata all'otto Stesicoro Aeroporto. Insomma, si parla di sviluppo della Sicilia, si parla di sviluppo del nostro territorio, e noi chiederemo a gran voce al sottosegretario di darci una mano. Il sottosegretario alle infrastrutture Tullio Ferrante ha assicurato il massimo impegno del governo nel piano di sviluppo di mobilità interurbana Montepò Mister Bianco con prolungamento sino a Paternò, un'opera definita di fondamentale importanza per il rilancio di un comprensorio di oltre 500.000 di residenti e di insediamenti commerciali, artigianali e di logistica nella grande distribuzione, in cui risulta necessario adeguare i collegamenti per la movimentazione delle merci. Oggi abbiamo fatto il punto insieme anche al commissario straordinario della grande opera Messina-Palermo-Catania rispetto a quella appunto opera strategica per l'est della Sicilia. Il nostro focus è ovviamente anche rispetto alla Circumetnea, su cui l'impegno del governo è massimo. E anche il PD si è incontrato a Catania proponendo un'altra Sicilia. Questo è il tema della convention. Un'altra Sicilia, è stato questo il tema incentrato sull'incontro organizzato dalla deputata regionale Ersilia Saverino, nel corso del quale è stato tracciato un bilancio sul primo anno di opposizione al governo Schifani. Varie le proposte analizzate, di cui si è discusso, in una complessiva visione di alternativa. Quello per cui vogliamo parlare oggi invece è proprio delle scelte che ancora non sono state fatte, che non sono state messe in campo da questo governo regionale. Riforme che per noi sono fondamentali per la vita di questo territorio, per il rilancio e per la vita di tutti i cittadini. La manifestazione che c'è stata a Roma in Piazza del Popolo ci ha dimostrato che ancora c'è un popolo grande che crede nei principi della Costituzione, che pensa anche all'uguaglianza, alle pari opportunità per tutti, a pari diritti e pari opportunità, come dicevo prima. E quindi noi oggi vogliamo veramente cercare di essere questa alternativa, ma per esserlo dobbiamo essere credibili, dobbiamo fare iniziative, dobbiamo fare proposte, idee, ci dobbiamo confrontare non solo con tutti i cittadini ma con le associazioni, ci dobbiamo confrontare anche con i sindacati e con tutto quello che c'è di alternativa, perché solo così possiamo anche noi essere un'alternativa alla destra, perché abbiamo visto che la gente lo cerca, forse ancora non si riesce a riconoscere in noi, ma adesso tocca a noi diventare credibili e protagonisti nel territorio, in modo da dimostrare che possiamo essere un'alternativa a questi governi di destra, sia regionale che nazionale.
Ma diciamo no a questo modello di governo a Palermo come a Roma. È veramente un governo contro la Sicilia e contro il Sud. Nessuna risposta sui grandi temi che interessano ai cittadini, sulla sanità. Continuano le interminabili liste d'attesa per le visite specialistiche, al pronto soccorso, il disastro sul trasporto pubblico locale in Sicilia è sotto gli occhi di tutti. L'asse ogni giorno cancella centinaia di corse, i ragazzi non riescono più ad andare a scuola con puntualità, le famiglie non riescono più a spostarsi per andare al lavoro, e c'è invece un governo che litiga per mance e mancette. Vogliamo una Sicilia diversa, e la vogliamo partendo stamattina da Catania, da questa grande manifestazione con tutto il gruppo parlamentare. Proposte future? Proposte future. Le nostre proposte riguardano la lotta per le diseguaglianze, i più deboli, a partire dai servizi pubblici essenziali come acqua pubblica e tassa per i rifiuti più bassa, e una Sicilia che non conferisce più all'estero ma che riesce a gestire i rifiuti come è giusto che facciano come le altre regioni. 3 anni fa 2 morti, e la inquirente denominarono l'operazione che portava a cercare di capire un po' cosa era successo, operazione Centauri. A distanza di 3 anni ancora arresti per quanto riguarda quell'episodio. Vediamo. Giuseppe Auteri e Giovanni Agatino Di Stefano, entrambi di 42 anni, sono indagati per i reati di plurimo tentato omicidio aggravato dalla metodologia e dalla finalità mafiosa e porto e detenzione illegale di armi, individuati grazie all'attività investigativa portata avanti dalla Procura distrettuale dai militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, che a distanza di tempo dal grave episodio continuano nell'opera di individuazione di tutti i partecipi del fatto tra i più cruenti di sangue registratisi negli ultimi anni nella provincia etnea, ovvero lo scontro a fuoco, il conflitto a fuoco verificatosi in Viale Grimaldi a Catania l'8 agosto del 2020 tra esponenti del clan Cappello Bonaccorsi e del clan dei Cursotti Milanesi, dove vi furono 2 morti e diversi feriti. Nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, Direzione Distrettuale Antimafia, militari del Comando Provinciale dei Carabinieri sono stati delegati all'esecuzione di un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del capoluogo etneo nei confronti dei 2 soggetti. La precedente attività investigativa sfociata nell'operazione Centauri aveva già portato nel mese dell'aprile del 2021 all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 persone. Altri 5 soggetti erano stati fermati nell'immediatezza dei fatti nell'agosto del 2020 e altri 4 erano stati arrestati all'esito della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Catania in data 29 giugno 2022. Di recente è emerso che Auteri e Di Stefano avrebbero preso parte al gruppo di soggetti riconducibili al clan Cappello, che avrebbero esploso numerosi colpi d'arma da fuoco contro 3 persone della fazione avversa. L'individuazione delle 2 ulteriori posizioni nell'ambito del conflitto a fuoco è avvenuta grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ovvero Carmelo Liistro e Michele Vinci Guerra, rivelatesi fondamentali per far luce sulla partecipazione ai fatti e sullo specifico ruolo svolto da 2 indagati nel corso del conflitto a fuoco. Allo stato sembrerebbe che il conflitto sarebbe scaturito da contrasti personali insorti tra Gaetano Nobile e Carmelo Di Stefano per questioni di gelosia legate alla frequentazione di una ragazza, e sarebbe esploso per la volontà da parte dei partecipi di riaffermare la supremazia delle rispettive organizzazioni anche nel controllo delle piazze di spaccio. Parliamo adesso di Banco Alimentare, molti supermercati che oggi hanno contribuito e partecipato. Vediamo. Si rinnova oggi per la 27ª volta l'appuntamento con la giornata nazionale della colletta alimentare.
Tutti gli alimenti raccolti durante la giornata odierna saranno trasferiti poi e immagazzinati nella sede del Banco Alimentare della Sicilia per essere poi distribuiti alle famiglie meno abbienti. In tanti hanno già dato la loro adesione per la lodevole iniziativa. Da ben 27 anni si svolge questo evento di solidarietà. Oggi siamo qui al Corso Sicilia, al Lidl. L'evento si protrarrà per l'intera giornata, quindi fino alla chiusura del supermercato. Invito tutti a venire a, contemporaneamente diciamo, alla propria spesa a donare qualcosa per la colletta alimentare, perché con un piccolo gesto, che per una famiglia comune può essere un piccolo gesto, questo può significare tanto per chi non ha la possibilità di veramente arrivare a fine mese e quindi per il contrasto alla povertà alimentare. Un aiuto concreto per chi è meno abbiente? Assolutamente sì, un aiuto concreto. Dico, ripeto, è un'iniziativa che si svolge comunque a livello nazionale da tantissimi anni, proprio per il suo successo, perché siamo riusciti, grazie a questo genere di iniziative, veramente a contrastare la povertà alimentare. È un'edizione assolutamente nuova. Invitiamo a fare la spesa, quindi questo è assolutamente un'idea che c'è da 27 anni, ma è nuova perché è nuovo il cuore dei volontari. In tutta Italia 145.000 volontari accolti dalle nostre casacche arancioni chiederanno un po' della propria spesa agli avventori che verranno nei supermercati. È un gesto bellissimo, aperto a tutti, di grandi, piccini e di tanti volontari. È un momento storico particolarmente importante. Veniamo da 3 anni di particolari crisi, prima la crisi sanitaria, poi la crisi dovuta alle 2 guerre che si sono succedute e che purtroppo ancora sono in corso, hanno generato inoltre una inflazione sui prezzi folle. Abbiamo nuove richieste di povertà. In Sicilia in questo momento il Banco Alimentare aiuta qualcosa come 280.000 persone attraverso 720 strutture caritative. Per cui è un periodo di particolare difficoltà economica e sociale. Il Banco Alimentare col suo esercito di volontari in questa giornata prova a dare una mano. Ma non è solo oggi. La colletta è oggi, ma il Banco Alimentare ogni giorno aiuta chi si rivolge a lui. Fatta la raccolta si procederà poi alla distribuzione. Tutto quello che raccogliamo per la parte della provincia di Catania andrà al magazzino nostro che è al MAS di Catania e prontamente da qui e nelle prossime settimane verrà interamente distribuito alle strutture caritative che sono convenzionate col Banco Alimentare. Adesso andiamo a Giarre, dove c'è stato un incontro con un personaggio molto discusso. Vediamo. Aula Magna dell'Istituto Scientifico Leonardo di Giarre è gremita da studenti e docenti durante la visita dell'istrionico professor Vincenzo Schettini, docente di fisica e star del web con milioni di followers. Era in lontano 2017 quando Schettini pubblicò il suo primo video che poi diventò virale, spiegando un concetto di fisica semplice che si sperimenta quando una persona salta in un treno in corsa e cade nello stesso punto. Adesso presente su tutte le piattaforme social come Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, collezionando milioni di visualizzazioni e riempiendo interi palazzetti dello sport durante i suoi tour. Lui afferma che normalmente un fisico ambisce a fare ricerca, ma quella realtà solitaria non faceva per lui. Così decise di trasmettere in maniera diretta e innovativa i suoi concetti di fisica, riscuotendo negli anni un ottimo successo, diventando in pochissimo tempo il professore di fisica più famoso del web. Non solo un ottimo comunicatore, ma anche uno scrittore giunto alla pubblicazione del suo secondo libro, Ci vuole un fisico bestiale. Qui in questa scuola di Giarre noi abbiamo visto 500 ragazzi e docenti presenti di sabato in una giornata in cui la scuola è chiusa. Questo ha un significato molto forte. Cioè, questo va oltre quello che mi potevo aspettare, perché a me capita molto spesso di girare le scuole, ma sono scuole nelle quali si fa normale lezione, quindi i ragazzi, voglio dire, stanno facendo lezione. Non la do per scontata, ma alla fine sono lì. Loro sono venuti apposta per me oggi e questo ha, secondo me, un significato molto molto forte. Durante la conferenza spronava i ragazzi a stimolare la curiosità. Sì, l'ho fatto e lo farò sempre, perché io sono stato così da giovane. Cioè, il fatto di studiare scienze, fisica in particolare, anche studiare musica, la passione per le lingue, la lettura, confermata anche dal premio Nobel Giorgio Parisi, che ha scritto la prefazione al libro, anche lui era un bambino, un ragazzo che leggeva molto, penso siano fondamentali. Quelle ti portano a essere curioso e la curiosità ti porta a nuova conoscenza. Quindi è importantissimo dare sempre questo messaggio.
Prossime tappe? Adesso andrò a Ginevra, perché più che ragazzi incontrerò i docenti là che stanno facendo questo meraviglioso corso di formazione. Tra l'altro tutto è partito da Ginevra, poi sarò a Como, sarò anche a Milano. Non incontrerò soltanto docenti, in realtà incontrerò famiglie, incontrerò curiosi per la scienza, nonni, nonne, perché bambini, perché io ho un pubblico, fra virgolette, molto molto vasto, e questa è una cosa che è molto molto bella. Occhio, perché io torno in Sicilia, ragazzi, l'ho voluta fortemente questa cosa, con la mia lezione a teatro, chiamata la lezione show, la fisica che ci piace. Sarò il 21 febbraio a Messina, al Palacultura, il 22 febbraio a Catania, al Teatro Metropolitan, e il 23 febbraio a Palermo, al Teatro Golden. Se volete curiosare, insomma, per quanto riguarda le date, non solo i biglietti, cercate direttamente il sito della fisica che ci piace. Continuate a seguirmi, studiate sempre, perché se vi trovo per strada vi interrogo. E sempre a Giarre, un altro personaggio, questo molto molto voluto bene da parte dei telespettatori, di chi ama appunto lo spettacolo. Vediamo. Pippo Franco al Teatro Rex con lo spettacolo La Vita e Arte, ospite di Giarre Città Educativa, progetto promosso dal Comune di Giarre, assessorato alle pari opportunità, con il patrocinio del MIC e dell'ARS. L'artista ha affrontato il tema del benessere e dei corretti stili di vita partendo dall'arte e dalla poesia. Un excursus storico dai tempi antichi alla modernità, proposto dall'attore per ricreare un viaggio introspettivo per l'uomo, per affrancarlo da una serie di vizi, convenzioni, schemi, e tra questi anche il meccanismo del rapporto con il cibo, in chiave umoristica. L'alimentazione è intesa come l'interesse che deve avere l'individuo per corpo, mente e spirito, insomma, perché la nostra vita è fatta di questo. Però la consapevolezza del come ci si alimenta, cercando di non stare male, è abbastanza interessante, voglio dire, specie perché il pubblico oggi più che altro segue il gusto, cioè quanto è buona questa cosa, ma non si domanda mai quanto male mi fa questa cosa, insomma. Però saperlo ti cambia anche il modo di pensare, di essere. E intanto domani chiuderà la seconda stagione di Giarre Città Educativa, diretta da Gianfranco Pappalardo Fiumara, il concerto dell'Orchestra dei Fiati del Conservatorio Scarlatti di Palermo, all'interno del Duomo di Giarre, a partire dalle 20. È già la seconda volta che viene al Duomo di Giarre da Palermo a onorarci. Il conservatorio ovviamente porta il nome di Alessandro Scarlatti, un grande compositore, ma anche di Vincenzo Bellini, il nostro cigno catanese. Quindi siete tutti invitati, ecco, a partecipare a questo grande evento, che vedrà anche un repertorio di tutto rispetto, con delle fantasie nuove date in prima assoluta, ma poi anche le opere del nostro grande cigno di Catania Bellini, come Norma e anche altre. Andiamo ad Acireale per parlare di un incontro che il Rotary Agesa ha avuto per parlare anche di scuola. Vediamo. Il Rotary Club di Acireale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania, ha avviato un percorso educativo che coinvolge gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado del territorio acese e limitrofo. L'obiettivo principale del progetto è la gentilezza, veicolo di benessere individuale e sociale che ha come finalità ultima quella di migliorare la qualità di vita degli studenti. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro organizzato dal Rotary Club di Acireale, con la presenza di tutti i professionisti coinvolti nel progetto. Il Rotary Club di Acireale quest'anno sta svolgendo diverse attività presso le scuole della nostra città. Già due progetti sono iniziati, sono in corso, che interessano il liceo classico Lulli e Pennisi e il liceo scientifico Archimede. Uno riguarda la politica intesa come servizio e l'altro, di cui tratteremo il tema stasera per presentare appunto il progetto ai soci, riguarda la gentilezza. Gentilezza intesa come promotore di benessere individuale, interpersonale e sociale. Gentilezza a 360 gradi. Nel senso di rispetto dell'altro, di contrasto al bullismo, di prosocialità, di altruismo, soprattutto di educazione affettiva. Ecco che, riprendendo questo tratto che sicuramente nel corso degli ultimi anni è andato in declino, ci auguriamo che i ragazzi, ma anche gli adulti, possano riuscire
ad avere un comportamento che li allontani dalle devianze che spesso succedono a livello scolastico. Poter seguire anche attraverso questi progetti che poi cercano di raccogliere anche all'interno delle scuole quelle che possono essere le risorse positive nella costruzione di rapporti sani, di rapporti che possono condurre alla formazione di una personalità armonica, così come dice la nostra Costituzione, sono senz'altro delle esperienze positive da coltivare e che spero possano portare dei frutti alle nuove generazioni. Il percorso, diviso in 6 appuntamenti, ha riscosso un ottimo successo tra gli studenti. Il progetto è stato accolto con entusiasmo non solo dai ragazzi ma dal dirigente della scuola e da noi colleghi. L'accordo comporta attività progettuali come il PCTO, che si muove quindi lungo la scia di un'idea di alternanza scuola-lavoro, e comporterà anche delle attività successive, delle attività di ricerca e di studio da parte nostra, che si baseranno sui risultati di questo progetto, che vede coinvolte in prima istanza i ragazzi. La necessità di lavorare con i ragazzi a stretto contatto nasce proprio dal fatto che la gentilezza, che è il tema importante di questo progetto, non sia solo un tratto psicologico, un modus operandi, ma rientri proprio all'interno di quello che è il costrutto personologico dei ragazzi, che è presente ma che talvolta va rispolverato. E questo progetto ha proprio questa finalità di rinnovare, rinvigorire quelle che sono le buone prassi nei nostri giovani di oggi, che ogni tanto vengono sotterrate, vengono nascoste per altre motivazioni. Il tema viene affrontato da esperti nel settore della pedagogia e delle scienze umane e soprattutto anche da medici, i quali studiano l'impatto della gentilezza al fine di migliorare anche la vita sociale e umana dei ragazzi. E adesso il Catania. Sorridono i tifosi sotto la guida di Lucarelli per il risultato raggiunto, ma quanta fatica, vediamo. Vittoria all'ultimo respiro del Catania, che solo nei minuti di recupero piega la Turris in occasione della prima sulla panchina rossazzurra di Cristiano Lucarelli. Scocca il 6° minuto oltre il 90° quando Chirico dalla bandierina arqua un cross che Boà spedisce nella rete corallina. Esplode il Massimino in un urlo di gioia collettivo, 3 punti sonanti che segnano l'inizio della risalita in classifica. Vittoria complessivamente meritata, quella conquistata dalla formazione etnea che già nel primo tempo aveva iniziato con il piglio giusto. Dopo alcune avvisaglie con il pallone fuori scagliato da Di Carmine e poi la respinta del portiere ospite Fasolino, sempre sul numero 10 etneo, il Catania ha sbloccato il risultato col gol di un altro difensore, Curato, abile a svettare sulla cross dalla bandierina del solito Chirico e a mandare le squadre al riposo sull'1-0. Nella ripresa il Catania si affida prevalentemente alle ripartenze, ma non riesce a concretizzare più di tanto. Così arriva la doccia fredda, frutto anche dei cambi operati dal tecnico ospite Caneo. Nocerino dalla destra serve a Dauria, sul cui diagonale interviene in spaccata De Felice, che manda il pallone alle spalle di Beters. Anche Lucarelli opera dei cambi nel tentativo di conferire linfa nuova ai suoi, ma quando sembrava che ormai l'1-1 fosse scritto, il colpo di testa di Boà rilancia le velleità rossazzurre, celebra al meglio il ritorno in panchina di Lucarelli e apre forse orizzonti nuovi al Catania. Bene, con questa bella notizia per i tifosi rossazzurri ci fermiamo, ci vediamo subito dopo la pubblicità. Bene, gentili telespettatori, eccoci nuovamente in studio. Vediamo assieme le condizioni meteo della giornata di domani sulla nostra isola. Quella di domani sarà una domenica all'insegna da un punto di vista climatologico, con il sole splendente su quasi tutta la Sicilia, qualche possibile annuvolamento nel Trapanese. Le condizioni meteo porgono una temperatura che un po' si è abbassata su tutta la Sicilia con i venti di tramontana che hanno soffiato. Vedete
13-20 Palermo, 14-20 Messina, 10-21 Catania, 7-21 Siracusa. Notoriamente la temperatura più bassa ad Enna, che si è abbassata di molto, infatti la minima raggiunge i 2 gradi. Bene, è tutto per questa sera, vi auguro una buona serata, come sempre vi ringrazio per essere stati assieme a noi e se volete proseguite la serata con i nostri programmi. Arrivederci.